Zombie Apocalypse. Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi andiamo a preparare insieme un tortino. In realtà ne vengono fuori 6, comunque sia, un tortino con arancia e yogurt. Iniziamo subito. Prima cosa andiamo con l'uovo e ovviamente lo zucchero e andiamo a sbattere per bene a mano con la frusta. Aggiungiamo quindi l'olio e andiamo a mischiare per bene, ad amalgamare tutti gli ingredienti. Come sempre troverete in descrizione gli ingredienti. Allora, praticamente possiamo utilizzare una teglia, ok, grande, diciamo, per tutto l'impasto, oppure varie teglie come queste qui, ok, 6 circa, per fare appunto il nostro tortino in base a quello che avete in casa, ok? Quindi io faccio comunque entrambe le versioni, così potete decidere cosa utilizzare. Procediamo quindi con l'aggiunta dello yogurt e mischiamo per bene. In questo caso ho scelto lo yogurt alla pesca, ma potete utilizzare quello che avete in casa, quello che più preferite. Se avete quello all'arancia, ancora meglio, così rimaniamo appunto in tema, no? E andiamo ad amalgamare per bene. Ok, raggiunta questa consistenza, procediamo con l'aggiunta del lievito e della farina. Ovviamente setacciandolo, così ci viene tutto più semplice. Andiamo ad amalgamare per bene il composto. Volendo, se avete utilizzato lo yogurt all'arancia, ok, per fare completamente tutta l'arancia, potete mettere anche della scorza d'arancia, ecco. Sono sicura che vi verrà buono, ancora più buono. Comunque sia, procediamo con l'amalgamare per bene gli ingredienti. Nel frattempo accendiamo il forno, così almeno lo iniziamo a riscaldare. Andiamo quindi a scegliere tra una teglia così, ok, di queste dimensioni che poi vi lascio in descrizione quanto ha, che diametro ha, oppure 6 di queste qua. Io in questo caso penso di andare direttamente con la teglia grande. L'importante è disporre delle strisce abbastanza sottili dell'arancia come base, ok? Per questo si chiama appunto tortino all'arancia e yogurt. E andiamo a rendere tutto uniforme. E andiamo ad infornare. Ecco qui il risultato, ovviamente l'ho ribaltata. Come sempre vi ringrazio per aver visto il video fin qui e ci vediamo sul prossimo. Mi raccomando, iscrivetevi sul mio canale in modo da tenervi sempre aggiornati su tutti i video. Ciao a tutti!